La parola delirio è uno di quei termini psichiatrici molto utilizzati, soprattutto a sproposito dalla gente, un pochino come succede con altre parole come paranoia, ansia, depressione. Quello che intendo dire è che le parole della psichiatria nel linguaggio comune perdono un pochino il loro significato corretto e vengono usate per dire qualche cosa d'altro. Ho già fatto altri video su queste parole, ma oggi voglio concentrarmi particolarmente sul concetto di delirio e provare a spiegarlo bene. Che cos'è il delirio? In quali patologie mentali si manifesta il delirio? Come si manifesta il delirio nelle sue varianti? Direi di iniziare a vedere la radice etimologica della parola delirio e del verbo delirare, un'origine che deriva dal latino deliro, delirare, ovvero uscire dal solco tracciato dall'aratro, uscire dal seminato, potremmo anche dire. E quindi, al di fuori di questa metafora, ci riferiamo allo strabordare sul piano di un contenuto di pensiero da quella che potremmo definire un'idea ben consolidata in una certa cultura. Diciamo un concetto condiviso tra le persone. Si può dire quindi che io deliro, una persona delira, quando manifesta contenuti di pensiero palesemente errati ed assurdi nel loro contenuto. Ma vi voglio portare una definizione un pochino più accademica della parola delirio. E a me quella che piace di più è questa. Il delirio è un convincimento erroneo, non passibile di critica, incompatibile con il contesto culturale di appartenenza e con il sistema di valori dominante. Come potrete ben capire, il concetto di delirio mostra una preoccupante quota di relativismo. Cioè, per dire in parole povere, io potrei essere considerato delirante in una certa cultura, ovvero in un certo luogo della Terra, ma non in un'altra. Ci sono senz'altro aree del pensiero umano che si prestano più di altre ad essere terreno per convincimenti deliranti. Mi riferisco ad esempio alla religione, al complottismo, ad estremismi politici, UFO, fenomeni paranormali e via di seguito. Anche se poi vediamo che ci sono situazioni molto banali, quotidiane, mi viene da dire, che possono diventare terreno perfetto per deliri persecutori, come ad esempio i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i propri familiari e via di seguito. Quello che vorrei anche sottolineare è che il confine tra delle ferme convinzioni personali di un vero e proprio delirio è rappresentato da una linea sfumata ed incerta. Certamente nella definizione che vi ho citato prima abbiamo una specifica importante, ovvero un contenuto di pensiero non passibile di critica. E questo è un punto importante. Intendo che un delirio in realtà diventa tale non tanto per la stranezza dei suoi contenuti, o per meglio dire, non solo per quello, ma anche per le sue caratteristiche di inattaccabilità e di inscalfibilità da parte dei commenti o delle critiche altrui. Diciamo del suo essere per nulla discutibile e confrontabile con gli altri. Il delirio ha la caratteristica fondamentale di non poter essere mai terreno di discussione dialettica e non è mai possibile confrontarsi razionalmente con una persona che delira, perché le resistenze al mettere in gioco nella relazione con gli altri un dato convincimento, una data idea, sono assolute. E infatti questa resistenza al mettersi in discussione possono diventare terreno per asperi litigio, addirittura per aggressioni verbali o fisiche. Ma vediamo adesso di descrivere i diversi tipi di delirio. La prima grande classificazione è quella tra deliri strutturati e deliri non strutturati. I deliri strutturati hanno le caratteristiche di seguire un filo narrativo comprensibile. Modernamente potremmo dire che seguono le regole dello storytelling, hanno uno storytelling, ovvero raccontano una storia che, sebbene assurda, segue ancora delle regole ed una concatenazione di eventi. Ad esempio, io posso sostenere di essere stato rapito dagli alieni e descrivere con una certa competenza narrativa l'evento, anche nei suoi particolari minori, fornendogli una certa credibilità e consistenza e riempendolo di novizia di particolari. Proprio per questa ragione, alcuni deliri necessitano di attenzione ed approfondimento per essere valutati. Ad esempio, se una donna mi dirà che viene violentata con regolarità dal marito e, che ne so, insieme anche a dei vicini di casa, questa narrazione andrà quantomeno approfondita prima di essere eventualmente giudicata un delirio persecutorio, no? In generale, vediamo che i deliri strutturati sono tipici delle forme schizofreniche, cosiddette paranoidi, del disturbo bipolare grave, di alcune gravi forme depressive e della schizoaffettività, un tema che ho già discusso in altri video. Inoltre, il disturbo delirante è forse la principale psicopatologia in cui si manifestano uno o più deliri strutturati tra di loro. Ma di questo disturbo ve ne parlerò in un prossimo video, sicuramente. Invece, i deliri non strutturati sono dei deliri che mostrano innanzitutto un'espressività ed un linguaggio caotici e scuciti, senza che si possa riconoscere appunto una narrazione precisa. E vengono anche definiti come deliri non narrabili, perché appunto privi di storytelling. Sono più tipici delle forme schizofreniche disorganizzate, del
delirium e di buffet deliranti o anche da abuso di sostanze in cui prevale la disorganizzazione del pensiero. Restando nella classificazione più grossolana del delirio, vale la pena anche citare la suddivisione tra deliri congrui all'umore e deliri incongrui all'umore. Questa suddivisione sembra essere un pochino passata di moda, per così dire, ma io la trovo molto utile soprattutto a fini diagnostici. Ad esempio, se un paziente affetto da una grave forma depressiva mi dice: immaginiamo che il mondo sta finendo e che tutti i suoi organi interni si stanno dissolvendo, un tipico delirio nichilistico, poi vedrete di cosa si tratta, io potrei definire il suo delirio appunto come congruo all'umore, che è appunto cupo e senza speranza, ok? Al contrario, se lo stesso paziente mi rivelasse di essere in contatto erotico con una divinità e che presto dalla loro unione nascerà il salvatore del mondo, sinceramente mi porrei qualche dubbio sulla diagnosi di depressione, magari ipotizzando un disturbo dello spettro bipolare proprio per l'incongruità dei contenuti deliranti con un tono dell'umore che dovrebbe essere depresso e non connotato dalla grandiosità e dall'espansività narcisistica. Ok, ma dopo queste due suddivisioni principali, vediamo quali sono i sottotipi principali di delirio. E a scopo didattico vi riporterei alcuni dei deliri più classici e più frequenti, ovvero il delirio persecutorio, l'erotomanico, di gelosia, di grandezza, il melanconico o nichilistico, il somatico e quello religioso. Allora, il delirio persecutorio è quello che probabilmente la maggior parte delle persone ha già sentito, riferito, visto nei film o letto nei romanzi. Una persona inizia a percepire il mondo come ostile e spesso attribuisce la causa di questa ostilità a persone presenti nella propria sfera personale, come i vicini di casa, colleghi di lavoro, addirittura i familiari. Alcuni iniziano a sospettare di essere spiati o che qualcuno abbia messo dei microfoni per casa di nascosto. Probabilmente questo genere di delirio l'avete già sentito in qualche maniera. Abbiamo poi il cosiddetto delirio erotomanico, in cui una persona sviluppa la convinzione infondata ed ossessiva che un'altra persona, spesso importante, magari un'attrice o un capo di stato, provi sentimenti amorosi nei suoi confronti. Alle volte questo delirio fa sviluppare dei comportamenti di stalking, di grave disturbo nei confronti dell'oggetto d'amore, infondato ovviamente. Invece nel delirio di gelosia, molto frequente nei pazienti alcolisti ad esempio, una persona sviluppa l'idea ossessiva ed esorbitante che la propria moglie o marito o compagno ci possa tradire, spesso con modalità bizzarre ovviamente, e secondo una narrazione diciamo alquanto improbabile. Nel delirio di grandezza invece troviamo appunto il concetto di grandiosità, che in realtà può essere un tema un po' trasversale in molti tipi di delirio. Ad esempio è difficile che un delirio erotomanico non abbia come oggetto persone di alto lignaggio o famose. In ogni caso, più propriamente, il delirio di grandiosità si riferisce all'attribuzione da parte della persona che lo sviluppa di qualità, poteri o caratteristiche esageratamente positive o di qualità appunto esorbitanti, come esempio ricchezza smisurata, poteri sovrumani umani o relazioni intime o amicali con personaggi politici o dello spettacolo, insomma cose che evidentemente escono fuori dalla sua sfera di influenza, chiaramente. Sul versante opposto invece abbiamo poi il delirio melanconico, detto anche nichilistico, come vi ho accennato prima, che spesso è presente nei quadri depressivi, dai connotati psicotici, chiaramente. In questo tipo di delirio la persona attribuisce a se stesso o al mondo intorno a lui caratteristiche degradate, orribili, paurose, spesso utilizzando immagini o metafore che potremmo definire da film horror autenticamente. Andando ancora avanti, abbiamo nel delirio somatico contenuti che rimandano al convincimento che qualche parte del corpo si stia trasformando oppure modificando in senso sia positivo che negativo o anche in maniera semplicemente bizzarra. Infine, un grande classico che molte persone avranno già sentito riportare ad esempio in romanzi o film è il cosiddetto delirio religioso, molto molto frequente specialmente in popolazioni connotate da una forte diffusione di credenze cattoliche come l'Italia o i paesi latini, anche se si trova altrettanto, ad esempio, in culture islamiche. Nel delirio religioso il cardine è la percezione di aver sviluppato un rapporto privilegiato con la divinità e che grazie a questo contatto mistico si siano ricevuti poteri di previsione o profetici, poteri di esorcismo, ancora capacità di tipo taumaturgico o altre qualità tipiche della tradizione cattolica dei santi, tanto per intenderci. Ecco, direi che questo sembra un buon riassunto della classificazione un po' più generale dei vari sottotipi di delirio. Come potrete vedere, il campo della psicopatologia che si occupa dell'analisi del delirio è vasto, molto più vasto di quello che ho riassunto adesso ovviamente in questo breve video. Se cercate sul mio blog troverete altri spunti, ma vi invito anche come sempre a farmi delle domande giù in descrizione, ok? Bene, anche per oggi ho finito e vi ringrazio per la vostra attenzione. Se vi ha interessato questo video datemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale YouTube e al mio blog valeriorosso.com e al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Ci vediamo al prossimo video.